Un caro saluto da Diego Fusaro. Il governo italiano delle destre blu et neoliberali di Giorgia Meloni riesce ancora una volta a tradire una delle proprie promesse. Abbiamo visto come questo governo di fatto non sia altro che un incessante tradimento delle proprie premesse e delle proprie promesse. Aveva promesso la sovranità contro l'Unione Europea e ora è genuflesso a Bruxelles. Aveva promesso la sovranità nazionale contro l'imperialismo di Washington e ora è subalterno integralmente all'imperialismo di Washington. Aveva promesso l'interesse nazionale come priorità e sembra sempre più piegato agli interessi globali delle elite finanziarie plutocratiche. L'unico tema che sembrava rimasto a questo governo, quasi a mo' di ripiego, era quello della sovranità alimentare, ricorderete, quasi come se non potendo garantire le altre sovranità fosse rimasto come unico baluardo di sovranità quella alimentare. Ebbene, anche quest'ultimo baluardo sembra crollare se si considera che il governo che inizialmente si era opposto alle carni sintetiche adesso ha già ritrattato e quindi ha fatto venir meno, leggiamo sui principali quotidiani, la propria opposizione alle carni sintetiche, quelle in vitro, quelle funzionali all'ordine discorsivo che sta in tutti i modi ostracizzando e delegittimando le carni. Le carni che sono, lo ricordo, il simbolo dell'eroe e della virilità nella cultura occidentale. Una cultura occidentale che si sta svirilizzando, che sta promuovendo la resilienza passiva e la vittima come figura contrapposta all'eroe e alla resistenza. E dunque, chissà, nella lotta contro la carne non c'è soltanto una ragione salutista, non c'è soltanto una ragione ambientale, non c'è soltanto una ragione di rispetto per gli animali, c'è anche una ragione culturale e simbolica legata alla distruzione delle identità. E questo governo della destra blu etno liberale, che inizialmente aveva promesso di resistere a queste tendenze, anche in questo punto si rivela subalterno alle tendenze in auge nella globalizzazione neoliberale, tra le quali appunto la decostruzione delle identità culinarie dei popoli e quindi la crociata contro le carni.